Calcio Mercato, in studio c'è Massimo Profeta che saluto. Buon pomeriggio Massimo. Allora, tutte le ultime trattative, anche i rumors che riguardano le due formazioni abruzzesi di Serie C, Pescara e Pineto. Sì, cominciamo dal Pescara perché oggi ho preso un vertice telefonico con l'Empoli per cercare di finire il ritorno di Merola alla Pescara. Non ci sono sorprese, lo diciamo subito, domani infatti Merola è atteso in città e firmerà un triennale. Del resto Merola ha un altro anno di contratto con l'Empoli, scadenza 30 giugno 2020. 2024, non gli è stato proposto il rinnovo e sicuramente prevarrà il buon senso e quindi la logica. Domani Merola dovrebbe firmare il triennale che lo legherà al Pescara nelle prossime tre stagioni. Tra l'altro voleva fortemente tornare a lavorare con Zeman, il pupillo di Zeman. Merola che ha fatto molto bene da gennaio a giugno dello scorso campionato, stiamo parlando della stagione 2022-2023. Per quanto riguarda invece le altre trattative, sarà la volta poi, insomma, in questi giorni anche di Federico Accornero, che è un giovane interessante, classe 2004, 19 gol in 28 partite del campionato Primavera 2, diciamo che è molto simile, piede destro, giocherà a sinistra, molto simile per caratteristiche a Marco Delle Monache, arriverà in prestito secco. In stand by le trattative per Sannipoli e Russini. Sannipoli è un centrocampista funzionale al credo zemaniano, attacca molto bene la profondità e anche qualche gol nel suo DNA, perché quest'anno si è messo in luce nella Latina, 4 gol di cui uno bellissimo, meraviglioso, l'adriatico Giovanni Cornacchia, storia dello scorso gennaio quando Pescara e Latina chiusero questa partita con risultato di 2-2. Bene, non c'è ancora l'intesa con Latina. Sannipoli, che è in classe 2000, ha un altro anno di contratto. Il Latina chiede 120.000 euro, anzi 150 per essere ancora più precisi. Insomma, bisogna trovare la quadra, ci vorrà ancora qualche giorno, bisognerà aspettare ancora anche per Russini, che è un esterno di piede destro, gioca a sinistra, che è la fascia che predilige, il classe 96, molto bene ha fatto questo ragazzo nel Padova, ex Catania, però c'è appunto il Catania ambiziosissimo, il Catania che è neopromosso, è stato ha centrato la promozione in Serie C e quindi insomma il Catania sta dando fastidio, per così dire, al Pescara. Vedremo quello che succederà. Come vice Plizzari in pole position c'è Massolo del Palermo, ne abbiamo parlato le scorse settimane, abbiamo anche anticipato la notizia, un classe 96, si può fare, queste sono le parole che ci hanno detto anche i dirigenti del Pescara, staremo a vedere. Vice Plizzari, anche se Plizzari insomma ci dicono che potrebbe rimanere a Pescara, ma ci sono anche squadre di B che vorrebbero assicurarsi le prestazioni dell'ex Milan. Definiti, questo è certo, Squizzato, che è una classe 2002 molto interessante, regista mezzala di proprietà dell'Inter, arriva a titolo definitivo all'Inter il 40% sulla rivendita futura, ex Renate e Juve Stabia, è stato definito anche nei giorni scorsi Tugnov, che è una mezzala di struttura e di qualità, un 2001, due stagioni or sono nella Carrarese di Totò Di Natale, lo scorso anno diverse presenze in B con la SPAL, si è svincolato dalla SPAL lo scorso 30 giugno. Masala, che è un giovane, ci dicono molto interessante, non lo conosciamo, un 2004, si è svincolato dal Cagliari, è una sorta di clone, ci hanno detto i ben informati di Merola. E poi Pierno, che è un terzino destro, classe 2001, arriva a titolo definitivo da Lecce, a Lecce viene riconosciuta la percentuale del 30% sulla rivendita futura, e Pierno, pur essendo giovane, perché ha 22 anni, ha già circa 70 presenze nel campionato di Serie C con le maglie del Catanzaro e soprattutto della Virtus Francavilla. Il ritorno di Zeman è previsto nella giornata di venerdì ci saranno anche le visite mediche per i neoacquisti del Pescara e domenica si comincerà la preparazione tra Poggio degli Ulivi, Silvi Marina e Montesilvano. Parliamo anche del Pineto, che è molto attivo sul mercato, caro Paolo, perché il neo DS Marcello Di Giuseppe ha già piazzato diversi colpi. Tonti, il portiere che non ha bisogno di presentazioni, classe 92, ex Latina ma anche ex Teramo. Amadio, si tratta di un ritorno, classe 89, 34 anni, regista affidabilissimo. E poi dal Pescara in grosso Germinario e Luca Lombardi, ma sono arrivati anche due giocatori sicuramente possono spostare gli equilibri. Parliamo di Gambale, che ha fatto molto bene nel Montevarchi due stagioni or sono, classe 97, non benissimo all'Avellino lo scorso anno, e Volpicelli, che è un trequartista di grande qualità, classe 92,
32 Mancino, ex viterbese. In via di definizione il prestito di Niccolò Evangelista, figlio del DS Luca Evangelisti, Niccolò Evangelisti, figlio del DS Luca Evangelisti, ex DS tra l'altro del Taranto, ha giocato anche nel Giulianova in Serie C. Ebbene, Niccolò Evangelisti è un giovane del 2003, arriverà in prestito, almeno questo ci ha detto Marcello Giuseppe, molto fiducioso su questa trattativa, dall'Empoli, scuola Roma, in via di definizione anche di Renzo dal Chieti. Ercolano dalla Sampdoria, che è una classe 2002 che di Giuseppe ha avuto, diciamo così, alle sue dipendenze due stagioni or sono nel Latina, lo scorso anno nella Turris, e poi il Centrale Villa 2003, si sta lavorando per il prestito dalla Sampdoria. Ricordiamo che il Pineto si radunerà giovedì pomeriggio e poi la preparazione comincerà venerdì mattina. È stato scelto l'impianto di Morro d'Oro. Grazie a Massimo Profeta. Dunque mi pare di capire il mercato molto frizzante per le due formazioni abruzzesi. E ricordiamo anche il primo appuntamento estivo di calciomercato questa sera alle 21.30 su Rete 8. In studio Massimo Profeta. Sì, insieme con altri ospiti. Grazie Massimo.